Siamo con Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci. Grazie, direttore, del suo intervento direttamente dall'Expo di Verona. Grazie a voi, grazie tante a voi per l'opportunità, grazie. Partiamo subito dalle note dolenti, diciamo, visto che in un recente convegno organizzato dall'ambasciata di Svizzera in Italia. Lei ha sollevato, appunto, si parlava dei valichi alpini, delle criticità e tutto quanto. Ha fatto un po' una disamina, però, a tutto campo, dove ha definito una tempesta perfetta quella che sta, diciamo, andando contro, il trasporto, ferroviario, appunto, per quanto riguarda le merci. Andiamo per gradi, partiamo dal tema che forse è quello più attuale di tutti, ovvero il fuoco amico, possiamo chiamarlo così, del Parlamento europeo, diciamo la questione della nuova direttiva su pesi e dimensioni, l'autorizzazione ai gigaliner, ai camion, diciamo, dotati di semirimorchi più lunghi, che andrebbero a inficiare in qualche modo o a vanificare lo shift modale del trasporto merci invece su ferro. Sì, questa è l'ultima materia, perché ormai siamo di fronte a un tiro al bersaglio per il trasporto ferroviario delle merci. E la domanda che oggi mi viene spontanea da fare qui nell'Expo di ALIS, Associazione Logistica e Intermodalità Sostenibile, dove si avvicenderanno e si stanno avvicendando ai ministri di questo governo, parlamentari di questa legislatura, che mi auguro ai quali venga fatta la domanda sulla sostenibilità ambientale del trasporto intermodale e l'applicazione di questo principio, perché andiamo per ordine: direttiva pesi e dimensioni, benissimo, la possibilità di effettuare convogli autostradali, quindi chiamiamoli proprio convogli, che diventeranno dei convogli lunghi fino a 25 metri, con portata di fino a 60 tonnellate per veicolo. Non so se sappiamo di cosa stiamo parlando. 25 metri è un campo di calcetto. Ok? Ha Quindi reso sulle nostre l'idea delle autostrade. proporzioni. Ok, benissimo. Noi sulle nostre autostrade avremo. Ora, la direttiva è in uno step, questa è appena approvata al Parlamento. Poi sarà il prossimo Parlamento europeo che, dopo le elezioni di giugno, si occuperà di questo. Però ha avuto un primo parere favorevole. Un primo parere favorevole con attenzione da parte, una buona parte di degli eurodeputati italiani, una parte mi dicono, che è recentissima, dell'altro ieri, mi dicono una parte ha votato addirittura favorevole e poi un'altra parte ha votato contrario. Fatto sta che questa norma, questa direttiva è passata. Noi abbiamo stimato che questa direttiva, questa misura, fa perdere almeno 10 punti, 10 punti al trasporto intermodale. Quindi di cosa stiamo parlando? Se qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, è stato approvato il Green Deal, è stato approvato un atto, sono state approvate delle misure conseguenziali a quell'atto, rispetto anche a un Recovery Fund, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia, dove la ferrovia, il trasporto ferroviario, è uno dei principali destinatari degli investimenti. Quindi la domanda che oggi io da addetto ai lavori mi faccio, che oggi le mie imprese aderenti, le nostre imprese, ma tutte le imprese del cargo ferroviario si pongono, è che fine hanno fatto quei principi del Green Deal e soprattutto gli investimenti delle imprese del trasporto ferroviario e dell'intermodale, a che cosa servono se poi arrivano queste misure? Questo è il primo punto. Posizione chiarissima. Le criticità sui valichi alpini, perché ovviamente abbiamo detto il convegno era organizzato anche dall'ambasciata di Svizzera, quindi era diciamo un tema caro. Corridoio Reno-Alpi, come siamo messi? La situazione anche in questo caso non è rosea. La situazione anche lì è drammatica. Noi abbiamo dall'estate scorsa e fino all'estate prossima lato Modan, linea Modan Fréjus interrotto completamente perché c'è una frana che purtroppo si è verificata per eventi straordinari. Non si riesce ancora a liberare il tracciato da questa frana, quindi il lato Modan c'è praticamente totalmente la totale interruzione della linea ferroviaria. Qualcosina sta passando su Ventimiglia o su tracciati alternativi via Svizzera, ma è poca roba, perché poi contemporaneamente, nello stesso periodo, abbiamo avuto l'interruzione del Gottardo. L'interruzione del Gottardo è stata praticamente causata da un incidente in galleria.
che ha visto migliaia di traversine tirate via di un convoglio, e gli svizzeri ci hanno garantito che entro l'estate dovrebbe aprire, ma al momento è ripresa la circolazione, ma con riduzioni molto importanti di capacità. Stiamo parlando di due linee importantissime, due linee che garantiscono uno scambio importantissimo tra l'Italia e la Svizzera e la Francia, ma anche verso la Germania, perché la Svizzera è anche un paese di attraversamento, oltre ad essere uno dei principali partner commerciali dell'Italia. Questo ha prodotto in sei mesi un calo di almeno 1,7 milioni di chilometri. Noi dal dato treno chilometro del 2023 abbiamo avuto una perdita del 3,2% con 1,7 milioni di treni chilometri. Sicuramente, purtroppo, se questa cosa non rientra, sarà proiettato anche nel 2024. Quindi già partiamo con un gap di almeno meno 2 milioni di chilometri su 54 circa, e quindi capite benissimo che la situazione non è delle migliori. Quindi lato valichi, questa è la situazione. Altro punto all'ordine del giorno, altra nota dolente, il definanziamento, il taglio delle risorse per l'acquisto di materiale rotabile. Diciamo... Benissimo. La goccia che come ha detto all'inizio di questa intervista, il tiro al bersaglio. Tiro al bersaglio della ferrovia, perché si fa una gran confusione, perché si crede che tutte le risorse assegnate alle infrastrutture ferroviarie stiano per tutto il comparto. Invece no, quelle risorse sono solo per l'infrastruttura. Saranno messe a terra, stanno per essere messe a terra, e già sono i lavori in corso, ben gestiti e ottimamente gestiti, oserei dire, dal gestore dell'infrastruttura. Ma tuttavia, nel frattempo, le imprese che circolano sulla rete devono arrivare al 2026, cioè al termine dei lavori PNRR. Cosa sta accadendo in questo momento? Che molte risorse destinate all'esercizio, quindi alle imprese che fanno traffico, come quella del decreto Lotecarri, sono state tagliate. Decreto PNRR, che è uscito 10 giorni fa, oggi è commissione bilancio alla Camera per la conversione, vede un taglio di 70 milioni di euro, però non sappiamo nemmeno altri 45 che fine hanno fatto, perché in totale erano 115, che erano destinati all'acquisto di locomotive e carri. Bene, noi abbiamo fatto un esercizio con tutti i nostri associati, ma anche con tutto il settore. Dal 2021 al 2023, grazie a questo incentivo, che copre nemmeno il 20% dell'acquisto dei locomotivi, in questo paese sono stati ordinati e acquistati 196 locomotori. Un locomotore singolo costa 4 milioni e 2. Se facciamo qualche esercizio di economia di scala, mettiamo 3,5, 3 milioni e mezzo. Bene, facciamo 196 per 3,5. È una discreta cifra. Sono 700 milioni di investimenti che delle imprese hanno fatto, per i quali si sono esposte, e queste imprese oggi rischiano veramente danni irreparabili. Aggiungo, noi abbiamo scritto al ministro competente, abbiamo scritto al ministro del PNRR, abbiamo scritto a tutti gli interlocutori istituzionali, parallelamente abbiamo sentito anche i nostri avvocati, perché non su questo punto non ci fermeremo, perché non rischiamo la vita delle imprese per una svista o per un decreto che non ha avuto il taglio giusto, oppure c'è stato, speriamo che sia stato un errore, perché se non è stato un errore la cosa è molto semplice. Per chiudere, quindi abbiamo elencato tutto ciò che al momento non va, di carne al fuoco ce n'è tanta. Troviamo qualcosa di positivo nei dibattiti che si stanno facendo intorno all'intermodalità e appunto per quanto riguarda il trasporto cargo su ferro. Ma noi di positivo troviamo sempre, siamo ottimisti per natura, perché purtroppo il nostro sistema è un sistema che ha attraversato negli ultimi 15 anni tante difficoltà. È un sistema resiliente, lo dimostrano i nostri dati, i nostri rapporti. Abbiamo fatto un rapporto annuale nel 23, che ora il 9 aprile ripresenteremo al Senato, rapporto annuale per merci, dove dimostreremo che il settore comunque riesce a resistere. Di positivo c'è una cosa, che il nostro settore è un settore che non inquina. E ieri sentivo per radio, che proprio mentre venivo qui a Verona, e praticamente l'Italia è stata aperta una procedura di infrazione verso l'Italia per violazione relativa alle polveri sottili, all'inquinamento dell'aria. E l'Italia deve rispondere entro 2 mesi come paese. Bene, se il ferroviario non è la modalità ecologica per eccellenza, dove le polveri sottili sono veramente infinitesimali,
Non capisco quali altre modalità possano essere, quindi non capisco come mai non si crede in questo settore. Quindi noi siamo positivi, siamo ottimisti, però chiediamo una scelta forte, una scelta politica forte dei trasporti, ma soprattutto coerente con quanto è stato fatto negli anni passati. Quindi insomma mi sta dicendo, diciamo, noi siamo sulla strada giusta, qualcuno noi prima ci o poi, noi siamo fiduciosi, siamo se ne sempre, accorgerà. Noi siamo sempre pronti, durante il Covid l'abbiamo dimostrato. Durante il Covid 20 macchinisti portavano merce trasportata da 800 autisti. Buona fiera, buon proseguimento e ci riaggiorneremo poi per ulteriori novità su tutto quanto ci siamo raccontati. Grazie. Grazie tanto, grazie, saluti.